Buongiorno, da Gesso Telefonia, sono Luca. Qui abbiamo la scheda madre di un Samsung S4 con un problema di loop del display, della scritta Samsung. Appena si collega la batteria, lui parte il loop con la scritta, con il logo Samsung, accendi e spegni e non si avvia mai. Abbiamo riscontrato il difetto nel tasto accensione, che ora andremo a sostituire. Proteggiamo un attimo questo integrato. Ok, ci mettiamo un po' di flussante, solito per ammorbidire un po' lo stagno. Diciamo che io mi aiuto un po' con lo stilo, un po' con le case per far prima. Piazzone, ho lasciato troppo le luci. Abbiamo i fori che non sono aperti, fuori di posizionamento del pulsante, li allarghiamo un po' in questo modo noi, con un aghino, scaldiamo un po' la piazzola, almeno per posizionare il tasto nuovo. Il tasto nuovo ha due puntalini sotto. Ok, tasto nuovo.
applichiamo sempre un pochino di flussante fresco. Ok. E ora portiamo un po' di stagno per bloccare inizialmente. Ok. Di qua. Ok, ora cambiamo punta. Cambiamo punta, andiamo. Andiamo. Saldare la parte dietro. Ok. Non c'è un altro po' di flussante. Oh, scusate, sono passato davanti. Ok. Vediamo se mi è saldato. Direi che no, ancora un colpetto. Ok, andiamo di là. Va. Diamo una pulita. Allora,
quella centrale va bene, quella laterale ancora non ha preso. Ok, adesso va molto meglio. Ok, abbiamo sostituito il tasto di accensione. Ora vediamo se il telefono va. Ancora il loop. Facciamo una prova. Vediamo questa batteria qua, ma non so se carica. Scarica un'altra, questa direi che si carica. Vediamo un po' cosa dice. Ah no, ci ha lasciato, beh no, è scollegato. Direi che sembra andare molto meglio, tanto non si spegne. Che abbiamo risolto, scusate, ma la privacy abbiamo la faccia. Comunque è acceso, abbiamo risolto il problema del loop del display. Questo è tutto da Gianluca, buona giornata.